Termina in parità il recupero dell'ottava giornata del campionato di Serie B femminile tra la Roma padrona di casa e il Brescia, un 1-1 dettato dalla rete di Glaser dopo 9 minuti del primo tempo e la zampata della subentrata Bright al 94esimo, al termine di una ripresa tutta in spinta e costantemente nella metà campo avversaria. Il Brescia chiude così il girone d'andata al netto del punto colto nella prima di ritorno contro il Vicenza la settimana scorsa a 18 punti. Mister Simone Bragantini ripropone lo stesso 11 di partenza visto 7 giorni fa Spitaletto contro il Vicenza, in porta c'è Gilardi, difesa composta da Brevi, Locatelli e Galbiati, centrocampo con Parsani, Cristina Merli, Magri, Ghisi e Assoni, attacco con Colombo e Luana Merli. Arbitra il signor Cardella di Torre del Greco. La prima azione pericolosa è del Brescia da corner, al quarto Magri interviene sul primo palo ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al nono è sempre da corner il vantaggio della Roma, Glaser stacca di testa a centro area e batte Gilardi. Al quindicesimo si fa vedere il Brescia con la deviazione di Cristina Merli sul cross di Parsani, ma senza fortuna. Al sedicesimo rispondono le padrone di casa con la conclusione centrale di Glaser dal limite dell'area al termine di un'azione confusa, facile parata di Gilardi. Al diciottesimo gol annullato al Brescia per la segnalazione di fuorigioco su Luana Merli, che insacca da due passi sull'assist di testa di Assoni. Ancora l'esterno bianco-blu protagonista al venticinquesimo, ma la sua conclusione sul primo palo è fuori di poco. Al quarantunesimo Casaroli è costretta ad alzare in corner il tiro cross di Cristina Merli, che si stava infilando sotto la traversa, e al 43esimo doppia occasione per il Brescia. Prima Casaroli in uscita toglie il pallone a Colombo nel tentativo di scartarla sul bel suggerimento in profondità di Cristina Merli, sulla prosecuzione poi Parsani da buona posizione calcia alto. La ripresa vede un Brescia da subito più volitivo, al nono Luana Merli serve nel cuore dell'area Colombo, che riesce a girarsi e calciare col sinistro ma il pallone è alto. Al 24esimo occasione Brescia con Cristina Merli, che non riesce ad inquadrare la porta dopo la respinta corta di Casaroli sul cross di Assoni. Al 25esimo Bragantini opera un triplo cambio, entrano Braida, Pasquale e Massussi per Assoni, Ghisi e Colombo. Più avanti entrerà anche Ronca per Parsani. In pieno recupero al 49esimo il pareggio delle leonesse. Punizione calciata lunga, il pallone spiove in aria per Galbiati, che la rovescia in mezzo in acrobazia, e il pallone arriva a Braida, che da pochi metri la stoppa e di destro batte Casaroli. Al 51esimo la Roma si rifà vedere dalle parti di Gilardi con la conclusione centrale di Natali. È l'ultima diapositiva di un match difficile per il Brescia come da previsioni, ma che dopo un primo tempo contratto è riuscito a rimettere in piedi con una ripresa più convinta e con una manovra più lineare. Tra 7 giorni altra trasferta in casa del Perugia per la seconda giornata del girone di ritorno.